Allora, abbiamo appunto il presidente di Norina, quest'anno una bella rivisitazione di roster, staff tecnico e cose varie. Chiaramente bisogna capire che cosa andrà a succedere durante la stagione. L'anno scorso si è sofferto troppo, però comunque si è riusciti ad ottenere il risultato che serviva. Allora, com'è andata questa parte iniziale? Oggi mi sembra si è partiti in preparazione, ci sono tutta la rosa a disposizione che comunque verrà resa nota a breve, credo, no? Buonasera a tutti, grazie Felice. Sì, oggi iniziano i ragazzi e si ritrovano e faranno fino alla terza settimana di settembre tutti i giorni, escluso i festivi, sabato, dove saranno programmate delle amichevoli. E per quanto riguarda la rosa, ancora insomma, è da definire, siamo in via di definizione. Ora mancano almeno 5, 6, 7 ragazzi che lavorano e che quindi ancora non possono aggregarsi, e spero che dai primi di settembre si possano aggregare e quindi avere una base più nutrita di ragazzi che si allenano. La scelta ottimale è stata quella del tecnico, no? Anche quest'anno il grande ritorno di Francesco, che alla bandiera da Don Bosco cucita addosso, tra l'altro ritorna nel 60° anno di storia della Don Bosco, dal 1964 al 2024 sono 60 anni di storia sportiva, quindi c'era anche prima del 64, però non abbiamo menzioni storiche, quindi almeno io non ce l'ho, però se qualcuno ce l'ha ce lo può dire, io sono 25 anni che sto sopra, per cui non ho avuto modo di far conservare tutto quello di questi ultimi anni. Qualcosa c'era già, poi siamo andati via dall'oratore, abbiamo lasciato tanti ricordi, al di là del ricordo del... Vabbè, ogni tanto lo fai vedere la foto della struttura, che comunque quella storicamente era quella che ti faceva crescere il giocatore. Ed era il motore trainante di questa storia sportiva, insomma, che non è solo calcio, ma è anche tante altre cose. È un po' di tutto, insomma. E il tutto, niente, il tutto ancora continui a farlo, immagino, no? Sì, noi stiamo facendo tante cose. Vabbè, la scuola calcio, poi abbiamo rinnovato la collaborazione con il Gate SD, che fa il settore giovanile agonistico, noi facciamo tutta la trafila dei bambini, diciamo, no? Quelle che sono le attività di base, e loro fanno l'altro, e dei buoni risultati ci sono, perché abbiamo visto che in questi 2-3 anni diversi ragazzi usciti da Don Bosco hanno pure esordito in eccellenza, qualcuno ha fatto ora anche un passo ulteriore, questo ci fa pensare che insomma il lavoro lo state facendo bene, funziona, e che si può fare sempre meglio, si può fare sempre meglio, però è un buon principio, è una buona attività che ci onora, insomma, ecco, che ci fa piacere soprattutto per i ragazzi, soprattutto ed esclusivamente per i ragazzi di Gaeta e dei dintorni. Qua sono ragazzi di Gaeta, ci sono ragazzi che vengono da Sperlonga, che vengono da Formia, quindi da Itri, quindi insomma è una squadra molto eterogenea, però fondamentalmente del posto. Secondo te quest'anno si soffrirà di meno, ma non si può dire chiaramente adesso, rispetto all'anno scorso si era partiti bene, poi durante la stagione è successo qualcosa, quest'anno... Intanto dobbiamo vedere con chi capitiamo, perché ancora non è... Penso comunque il girone Ciociaro-Pontino non ce lo toglie nessuno, bisogna vedere le squadre. Squadre sono poi, insomma, ci sono anche squadre qua in zona. Le pontine appunto sono parecchie, quindi si sono attrezzate a livello di costi si risparmiano. Dicevo, ci sono tante squadre qua in zona, anche in zona, non solo quelle sociali del Frusinate, ma anche quelle della nostra zona che si sono attrezzate molto bene, alcune anche per il salto di categoria, quindi insomma sarà dura quest'anno, la vedo molto dura per noi, però noi l'affrontiamo sempre con la massima serenità, tranquillità, con il principio di divertirsi e sapendo che poi alla fine, dopo, sono 13 anni che stiamo in prima categoria. Sicuramente. Una battuta che volevo fare, che comunque fra le attività che gestisce la Don Bosco c'è anche ancora il rugby, immagino che sta andando bene, no? C'è il rugby e il mini rugby, ci sono una trentina di bambini di varie età che fanno attività,
l'attività la fanno qui a Ricinello, la fanno a San Paolo, la fanno nella palestra della Principe Amedeo, che ringraziamo per la disponibilità. E i bambini amano questo sport che allena la vita, no? In qualche modo. Quindi, poi Mauro, Stefano stanno facendo un gran lavoro e i ragazzi sono entusiasti. E speriamo, ora faremo l'Open Day il 15, quindi ora ci, a settembre, no? Ora ci sarà una manifestazione del rugby sulla spiaggia fra qualche giorno, mi sembra, sì, prossima settimana, ma non mi ricordo, ecco. Purtroppo ci abbiamo tanti prossima impegni. Settimana è sempre settembre, sempre tanti impegni, quindi siamo arrivati a fine mese. No, perché ora loro fanno qui giovedì, mi sa, domani, fanno qui al Miramare, fanno la festa del rugby sulla spiaggia, beach rugby. Poi ci spostiamo a San Paolo lunedì, martedì e mercoledì e faremo le mini olimpiadi, che sono giochi diversi, che già facevamo tanti anni fa in oratorio, poi non abbiamo avuto più lo spazio, la disponibilità e il tempo per ripeterle, ora le abbiamo riprese e in accordo con la parrocchia, con il parroco Don Gianluigi Valente, che ringrazio, e abbiamo messo su una raccolta fondi che va all'ospedale al Bambin Gesù in ricordo di Pietro Tallini. Quindi, insomma, finora abbiamo avuto una sessantina di ragazzi che hanno aderito, quindi la facciamo in 3 giorni, dividendo le fasce d'età, e quindi ci divertiremo con loro. Poi, dopodiché, il 9 faremo l'Open Day qua, insieme al Gaeta, e ci sarà la Ternana Calcio, che verranno a fare attività sul campo con i ragazzi, e poi alla fine avranno un nostro ricordo come società per tutto l'anno, da utilizzare per tutto l'anno, sia da parte nostra che da parte del Gaeta. E poi niente, poi si parte loro con la prima squadra, sì. Poi partiremo anche noi con la scuola calcio. Ok, mi sembra che abbiamo detto tutto, non so se c'è qualcos'altro che vuoi dire. Stiamo lavorando alla riapertura, al progetto di riapertura della scuola calcio disabili, che è dedicata a mio fratello, a Salvatore, e quest'anno hanno partecipato 44 ragazzi disabili, i vari centri diurni, che ringrazio, La Valle, Erasmus, Osiride, la Fondazione Fronzuto. Quindi c'è stato molto entusiasmo, abbiamo fatto una bellissima festa finale a maggio e i ragazzi si sono divertiti. E speriamo anche di riproporre poi a Pasqua la sesta edizione del torneo della Via Francigena, che quest'anno comunque ha raccolto tantissime adesioni di società e quasi mille ragazzi che hanno partecipato. Con tutte le carenze delle strutture si riesce a fare anche questo? Sì, le carenze ci sono, purtroppo, non è innegabile, però l'amministrazione insomma non ci dice mai di no per fare queste cose, anche perché poi alla fine sono pure iniziative che portano gente a Gaeta. Turismo sportivo è una cosa molto importante, come tante altre forme di turismo, ma anche questa, come destagionalizzazione, è una cosa importante. Vabbè, abbiamo detto quasi tutto, quindi se ci siamo dimenticati qualcosa sarà la prossima volta che ci rivedremo, faremo il resoconto comunque. Quindi appuntamento a settembre. Speriamo che sia un'annata sportiva positiva. Ora, perché già, ma noi veramente prima c'era il mese di ferie per chi faceva calcio, ora non c'è più e senza soluzione di continuità. Si finisce e si riparte. Quindi è un lavoro continuo. Infatti è vero, infatti la pausa è molto limitata. Però si fa con piacere perché poi quando ti ripaga tutto, quando vedi i bambini in mezzo al campo, vedi che si diverte, insomma, è quello, è ripagante sotto tutti i punti di vista. D'accordo. Ti dà nuova energia. In bocca al lupo. Grazie.